Buongiorno, benvenuto. Siamo col dottor Damonte Prioli Marco, che è il direttore generale del Policlinico San Martino di Genova. Buongiorno, grazie per aver accettato di essere qui con noi. Dottor Damonte, a maggio prossimo l'ospedale Caldarelli di Napoli, in partnership con l'azienda ospedaliera universitaria Federico II, si terrà la terza edizione degli Open Meeting Grandi Ospedali. La vede come un'ideale prosecuzione di quella che è stata la convention FIASO e in cui sono state poi messe a punto, strategie, sfide e obiettivi che dovranno essere raggiunti, resi fattuali per migliorare il nostro sistema sanitario nazionale? Assolutamente sì, sono occasioni in cui riusciamo a confrontarci tra professionisti e anche fare un confronto con le società scientifiche e con le istituzioni di riferimento. E credo che sia un momento, siano momenti in cui si riesce veramente a fare un'analisi della situazione che stiamo vivendo, del futuro che dobbiamo programmare e quindi mettere in atto quelle azioni che sono necessarie per guidare un po' il futuro. Diciamo che lo slogan del 25esimo anno di FIASO era "Cambiamo rotta alla sanità pubblica", proprio perché secondo noi è necessario cambiare rotta, è necessario dare un impulso ad alcuni cambiamenti che, insomma, quello che abbiamo vissuto negli scorsi anni ci portano a pensare che sia necessario. Faccio solo la citazione del periodo Covid, che chiaramente ci ha fatto rendere conto di quanto sia necessaria la sanità pubblica, di quanto sia stata importante per riuscire a dare la possibilità a tutti i nostri cittadini e alla società di ripartire dopo il Covid. Insomma, credo che non siano necessarie tante analisi per capire questo. Detto questo, ci sono alcuni elementi che chiaramente io dico. Per fortuna il Covid ha accelerato, però che dobbiamo assolutamente seguire. Il primo tra tutti è il tema della risorsa umana, perché chiaramente la sanità si basa sul professionista, si basa sulla persona, si basa sul medico, si basa sugli operatori sanitari, quindi la risorsa più importante che il sistema sanitario a disposizione, quindi la risorsa più importante che deve essere chiaramente formata e indirizzata a quelli che sarà la sanità del futuro. Intorno a questo ci sono alcuni temi che sono quelli della tecnologia, che sono quelli dell'organizzazione e ritengo anche parlando con grandi ospedali, però che quello della rete di salute, a me piace chiamarla così, sia un altro tema che è fondamentale, che è stato discusso anche lungamente nella Convention FIASO. Intendo che l'ospedale di per sé è un punto fondamentale, chiaramente, nello snodo del percorso di salute, non di sanità, voglio essere chiaro, di salute e non di sanità del cittadino e quindi della comunità. Ma se non è inserito in un percorso che veda la presa in carico, la prevenzione, quindi partendo dalla prevenzione, la presa in carico e il setting adeguato nei vari passaggi che devono garantire la salute del cittadino, l'ospedale diventa forse in qualche momento addirittura controproducente, mi viene da dire, perché chiaramente non persegue quegli obiettivi di salute che potrebbero essere perseguiti in setting assistenziali alternativi in modo molto più efficace. Credo che quindi questi momenti in cui ci si riesce a confrontare tra professionisti, quindi portando anche le best practice, portando tutto il know-how che sia come ambito manageriale, ma sia anche come ambito professionale, vede protagonisti in confronti e in dibattiti, possa essere una crescita comune e possa permettere poi l'ultimo passaggio, che credo, insomma, tutti noi sappiamo che, essendo sanità pubblica, siamo legati a normativa e a quello che prevede nella nostra Costituzione, nel nostro assetto, il fatto di avere delle normative di supporto che ci permettano poi di mettere in atto le azioni. Beh, credo che uno dei nostri compiti come grandi ospedali, come assetto manageriale delle grandi aziende, sia quello poi di proporre alla politica, di proporre ai decisori quelle che sono le giuste azioni da mettere in atto.
Dottor Damonte, lei ha affrontato un argomento fondamentale, la valorizzazione e la formazione delle risorse umane e la digitalizzazione, no? Punti chiave di quello che sarà una sanità del futuro. Nella Convention FIASO, cioè, si è parlato di sostenibilità del sistema, no? Come pensa, attraverso per esempio gli incontri degli open meeting dei grandi ospedali che si terrà il prossimo maggio a Napoli, possano conciliare questi argomenti con il concetto di sostenibilità, visto che lei è un manager di un grande ospedale? Eh sì, è assolutamente il concetto di sostenibilità diventa sempre più importante a fronte della, insomma, della quantità di risorse che vengono messe a disposizione del Servizio Sanitario Nazionale. Faccio una premessa che mi sembra doverosa. Una delle diciamo, lotte che Fiaso sta portando avanti, che è quella almeno di arrivare all'8% del PIL, per dare una quantità sufficiente di risorse al Servizio Sanitario Nazionale per riuscire a garantire i servizi, credo che sia un gesto di civiltà, lo voglio chiamare così. Da cittadino, credo che in una nazione, insomma, che si posiziona tra le prime del mondo in termini di civiltà, qual è l'Italia, non si possa pensare di essere al di sotto del 6,5% del PIL come risorse da investire in sanità. Quindi la sostenibilità, cioè dobbiamo parlare di sostenibilità, sono d'accordo con lei, però dobbiamo anche pensare che la sostenibilità può essere fatta quando c'è almeno un livello minimo di risorse a disposizione. Su questo voglio essere molto chiaro fin E ha dall'inizio. profondamente ragione, la sostenibilità passa per fondi e risorse messe a disposizione. E certo, almeno diciamo il livello minimo, ecco, quello che secondo noi è il livello minimo. Dopodiché è chiaro che il ragionamento della sostenibilità, in particolare nel 2023 e immaginando i prossimi 20 anni, perché poi credo che sia miope parlare di sostenibilità nei prossimi 1, 2 o 3 anni, perché guardi, io credo che le finanziarie dei prossimi anni, considerando il debito pubblico dell'Italia, non sposteranno tantissimo l'asticella, anche se noi speriamo che ci sia veramente una buona iniezione di risorse. Quindi dobbiamo comunque studiare la sostenibilità applicando quelle che sono le tecnologie e gli sviluppi, le innovazioni che abbiamo a disposizione. Io vedo molto bene, sinceramente, visto che la risorsa più preziosa che abbiamo e anche quella che ha diciamo, un valore economico maggiore è la risorsa umana, dobbiamo essere bravi a coordinare le attività delle risorse umane in modo da poterle rendere molto da aumentare l'efficacia, tenendo buona l'efficienza, quindi tenendo buona la qualità dei servizi che vengono erogati. Ora è chiaro che l'obiettivo di un policlinico, quale quello che dirigo rispetto a un'azienda territoriale che ho diretto prima del policlinico, sono obiettivi che sono sostanzialmente diversi. Però, come dicevo prima, io ragiono sempre nell'essere un nodo, uno snodo di una rete. Quindi secondo me l'obiettivo poi è quello complessivo, della sostenibilità complessiva del percorso di salute. Allora, credo che la telemedicina e tutto quello che è l'ambito della telemedicina, quindi teleconsulto, telemonitoraggio, televisita, sia un ambito in cui c'è molto da lavorare e ci sarà molto da fare per rendere più sostenibile il sistema. Ahimè, il sistema statunitense a me non è che piaccia tanto, no? Perché solo quello assicurativo non credo che garantisca molto l'universalità delle cure. Però negli Stati Uniti ci sono alcuni esempi di ospedali virtuali dove 250-300 professionisti sanitari servono una popolazione di qualche milione di persone. Allora, e funziona perché, guardi, ormai il Covid ci ha insegnato che alcune cose possono essere fatte tranquillamente da remoto, no? Quindi non sto Assolutamente. entrando nel tecnicismo della telemedicina, ma sto entrando anche proprio nell'abitudine quotidiana. Anche le nostre persone più anziane, faccio l'esempio di mio padre, comincia a usare lo smartphone, quindi una persona di 80 anni comincia ad avere la possibilità di avere l'utilizzo di qualche strumento che consenta poi un'interazione non fisica, ma remota con un professionista. E
questo ci deve quindi far capire che la sostenibilità del sistema passa anche attraverso l'utilizzo corretto e la diffusione corretta di queste tecnologie. A mio parere bisogna spingere su un punto, è una cosa che dico tutte le volte che si discute di questo, e che io considero fondamentale, che è l'usabilità o comunque l'interfaccia utente di tutti gli strumenti. Allora, noi abbiamo nella nostra società alcuni strumenti che ormai ci hanno pervasivamente diciamo, impegnati quotidianamente e in tantissimo tempo della nostra giornata. Faccio l'esempio di WhatsApp, no? Tutti usiamo WhatsApp, tutti Certo. ormai mettiamo tutto quello che possiamo via WhatsApp, pur essendo consci che, ad esempio, su informazioni sanitarie, WhatsApp non garantisce assolutamente la privacy. Assolutamente no, infatti. Però, se noi analizziamo come è utilizzato uno strumento come WhatsApp, da quante persone è utilizzato, beh, allora forse dovremmo fare una riflessione sul fatto che un'interfaccia utente che eviterebbe una formazione, diciamo, di massa, forse c'è già. Quindi, nello sviluppo di telemedicina, io dico sempre, pensiamo sempre a quello che abbiamo già e poi sviluppiamo tutto il resto. Credo che ci sia un filone che stia andando verso questo tipo di considerazione, e questo nei confronti del cittadino. Faccio l'altro filone che secondo me deve aiutarci nella sostenibilità del sistema, che è quello di mettere a disposizione la tecnologia ai nostri professionisti. E qui mi rifaccio più a un discorso da policlinico. Stiamo lavorando molto per introdurre le nuove tecnologie, che siano anche in realtà aumentata o diciamo in metaverso, in intelligenza artificiale, nei nostri percorsi, sia di ricerca ma sia di assistenza all'interno del policlinico. Perché crediamo che quelli siano veramente gli strumenti che consentiranno un domani a un professionista di svolgere o una ricerca o un percorso diagnostico terapeutico in modo molto più preciso, quindi dandogli un supporto che consenta al professionista, che rimane veramente l'unico decisore poi di diagnosi, di terapia, di avere una precisione più alta e di avere un tempo ridotto rispetto a quello che c'è adesso nell'elaborare, insomma, pensiamo a una risonanza, a un attacco. Ricostruita sono Certo. decine di migliaia di immagini da analizzare, quindi è chiaro che un supporto che permette al professionista di avere quel livello che gli consenta di individuare la diagnosi esatta deve essere messo a disposizione per poter ottimizzare e rendere quindi anche sostenibile il sistema da quel punto di vista. Idem sulla ricerca, dove chiaramente i big data e quello che è tutto il mondo riferito alla possibilità di avere insomma, delle mole di dati abbastanza imponenti, per non parlare tecnicamente, a disposizione dei professionisti, permetterà di avere quella che è la famosa terapia personalizzata, quindi tagliata, arrivando alla genomica, quindi a tutto quel mondo che gira intorno a questo tipo di ricerca, una terapia veramente individualizzata sulla singola persona. Quindi, insomma, mi ha raccontato un bel percorso di cura attraverso diverse tappe che immagino saranno i temi, le proposte, le soluzioni che da parte sua verranno poi anche messi sui tavoli degli open meeting di grandi ospedali. Assolutamente sì, insomma, il confronto tra colleghi, tra professionisti che hanno nella propria ragione di vita, perché io dico che facciamo il mestiere più bello del mondo, che è quello di mettere a disposizione dei professionisti e dei cittadini la salute, quindi credo che sia veramente il mestiere più bello e in qualche momento anche il più difficile, ma questo, come dire, fa parte del nostro DNA. Le soluzioni, le proposte, quello che si sta facendo nel policlinico, quello che stiamo facendo anche in collaborazione con la rete territoriale, io parlo chiaramente di Genova e della Liguria, sarà oggetto di discussione e di confronto, perché poi il valore veramente del confronto tra professionisti per riuscire a individuare soluzioni che permettano di affrontare i prossimi 10-20 anni con una vision che è una mission che permetta veramente di avere un bel salto di qualità, di cambiare rotta, come abbiamo detto all'inizio,
è un momento di assoluto valore, quindi credo che gli open meeting siano veramente una di quelle occasioni a cui non mancherò assolutamente. Allora, io la ringrazio, le auguro un buon inizio d'anno e avremo modo di incontrarci a maggio al Cardarelli per gli open meeting di grandi ospedali. Buona giornata e buon lavoro, dottor Damonte Prioli. Grazie a lei e buon lavoro anche a lei. Buon anno.